e mi avvicino nel luogo dove c'è più gente. Sicuramente sono intorno alla Lamborghini, sarei pronto a scommetterci. Polizia stradale, Polizia di Stato, allora Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, fu la prima, come in molte altre specialità, a capire l'importanza del controllo delle strade e a istituire appunto la specialità della Polizia stradale. Polizia stradale che è presente in tutte le autostrade, in tutte le altre strade statali. Polizia stradale è divisa e fa parte della direzione centrale delle specialità del servizio Polizia stradale e è divisa in compartimenti, sezioni che sono presenti su tutto il territorio nazionale. Allora, gentilmente volevo chiedere così una breve spiegazione di questa astronave. Siamo in compagnia dell'ispettore capo Laura Ciano. Allora, ispettore Ciano, se gentilmente vuole brevemente descrivere questa autovettura appena arrivata proprio per l'occasione e spiegare le caratteristiche e a cosa serve soprattutto. Serve a fare servizio all'autostrada, è la quarta autovettura Lamborghini, è dotata di apparecchiature speciali. Abbiamo il Provida, che è un sistema per rilevare le infrazioni in fase dinamica, è dotata di Sorte, che è il sistema che rileva le autovetture rubate. Abbiamo anche un defibrillatore per il soccorso e il trasporto organi. E la velocità di questa macchina, perché quando si vedono questi tipi di macchine uno dice quanto corre, quanto va? 325 la velocità massima, ovviamente noi 130 sull'autostrada. Ovviamente 130, ma la velocità non è il fine di questa macchina, ma è il mezzo che serve per portare la sicurezza, per portare il soccorso nel più breve tempo possibile, quando altre macchine convenzionali, come potrebbe essere l'elicottero o l'aereo, non possono. E per il trasporto organi, ecco dove è preparato e predisposto il box per... Siamo in compagnia? Sono l'assistente capo di Costa Giuseppe del servizio Polizia Stradale, il primo conducente della Lamborghini donata dalla Lamborghini Automobile. Questa macchina, oltre a essere dotata di un defibrillatore, come ha detto la collega, ha anche la possibilità di fare il trasporto organi. Un trasporto che noi abbiamo già utilizzato, soprattutto sulla Salerno-Reggio Calabria, circa un anno fa, dove è stata appunto è venuta l'esigenza di trasportare un rene da Napoli verso Reggio Calabria. In quel momento c'erano delle condizioni avverse e la pattuglia, praticamente composta da due colleghi abilitati alla conduzione dell'autovettura, hanno trasportato il rene coprendo la distanza di circa 380 km in circa un'ora e mezza.